in questo momento siamo uniti a una comunità del tutto orientata al sacrificio, perché una giovane ragazza si dà al Signore come vittima. Si chiama Suor Marie Catherine du Précieux Sang. Si dà al Signore come vittima del Sacro Cuore, forse nel monastero più severo del mondo, femminile almeno, a Marsiglia, le vittime che danno tutto il loro essere per aiutare Gesù per la salvezza delle anime. Per qualche secondo stamani pensiamo all'elemento gratuito del sacrificio di un essere. Vuol dire che Dio ha i suoi diritti sulle anime e sul cosmo e ritrova uno spazio suo in un'anima che non ha bisogno del materiale, del tempo, dell'amore umano, niente. Si dà nella gratuità del sacrificio vivo, ma vuol dire anche che c'è una ragione per questo. Guardiamo un po' la situazione nel mondo adesso. Due anime partono ogni secondo per l'eternità e poche sono preparate. Poche anime pensano al loro creatore. Si gode bene dei doni del creatore e se ne abusa anche, ma senza ringraziarlo. Una vita di lode gratuita, offerta senza sosta alla Maestà Divina, ridà equilibrio al corpo mistico e a tutto il cosmo, a un certo punto. Pensiamo alle vittime recenti come Padre Pio, San Pio, un sacrificio totale. Vuol dire anche che in questi posti dove non c'è materialità né complicazioni, divisione umana delle cose, c'è un'altra atmosfera. Dio ritrova uno spazio in cui può regnare sul cuore, sulla mente, sull'intelligenza. E questo anche è valido per voi. Prendiamo come punto di partenza per qualche secondo questo versetto del Salmo adesso letto in onore di Maria Santissima. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre, qui abiterò perché l'ho desiderato. Due posti di abitazione divina. In primo luogo il Santissimo, la cappella, là dove c'è una presenza doppia, quella divina, essenziale, nel tabernacolo, e anche quella angelica che la protegge. Poi c'è la presenza umana che viene unirsi a quella angelica della lode, tranquilla, anche notturna, nel nome del creato e del mondo che dimentica il suo creatore. E in questo spazio c'è un incontro in primo luogo di due attenzioni, quella divina e quella umana, insieme a quella angelica, e poi quella della volontà, perché Dio può lì suggerire, orientare, ispirare e dare anche una direzione al futuro, perché ha accesso alla volontà. Può ispirare e dunque cambiare le cose, perché siamo lì all'ascolto. Però c'è un altro elemento, e questo è proprio della vita proprio contemplativa, essenzialmente orientata all'invisibile. Quell'incontro all'interno dell'anima stessa, abitata. L'anima è un tabernacolo vivo e dunque c'è un ospite. E questo ospite aspetta, attenzione, guarda dal di dentro
è questo contemplare, questo da guardare, guardare Gesù dentro, è l'incontro amoroso che può essere anche sostenuto tutta la vita senza anche minima sosta, sempre, sempre essere cosciente che siamo guardati, amati da di dentro in qualsiasi attività. Questo un po' è la vocazione, orientarsi all'invisibile, in mezzo al visibile. E quando questo si fa, Dio ha due volte conquistato i suoi diritti di nuovo, uno spazio e poi il nostro spazio. Regna dunque sul mondo tramite noi. Concludiamo questo momento di unirsi a queste vittime, a quella giovane vittima. È un momento anche di pensare al tempo che passa. La Madonna avrebbe risposto, sembra, ai giovani che all'inizio volevano morire subito a Medjugorje. Lei rispondeva così: no, ma potete venire qui adesso, perché dovete venire con le mani piene di meriti. Questo è il discorso, riempire i nostri secondi, i nostri momenti di meriti. Come si fa? Amando, dando la volontà alla volontà che regge il cosmo. Il suo problema dopo, come passano le cose. Noi siamo suoi. Basta che regni.